Ciao a tutti, io sono Silvia, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi quarta parte del Bookshelf Tour, premessa solita, ho deciso di portarvi il tour della mia libreria a pezzi perché sennò altrimenti il video sarebbe diventato troppo lungo e troppo noioso, perché ho davvero troppi libri e sentirmi elencare titoli veramente dopo i primi 2 minuti vi sareste già annoiati. Così ho deciso di dividerla in più parti e oggi andiamo a vedere insieme che cosa c'è nella libreria che ho qui al mio fianco, nella parte bassa, quindi faremo tutta questa parte qui. Spero che il video vi piaccia, io direi di partire subito. Per oggi partiamo da questi scaffali qui e scendiamo. Tu sei mia di Elizabeth Anthony. Il problema è che ti amo di Jennifer Armentrout. Stars, Noi come Sole e Luna di Anna Todd. Il mio Natale con te di Jesse Shaw. Mi sono innamorata del mio migliore amico di Kirsty Musselay. Unforgiven di Lauren Kate. La figlia dei ghiacci di Matthew Kirby. Il diavolo e la rosa di Virginia dell'amore. Oltre l'amore di Jay Cronover, la serie The Tattoo Series. Luna d'inverno di Ilaria Varese. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini di Rick Riordan. La verità nei tuoi occhi di Chelsea Cameron, il secondo della Behind Your Back. Tutto ciò che sappiamo dell'amore di Colleen Hoover. Tutta colpa del vin brûlé di Rosita Romeo. Hunger Games di Susan Collins in versione flessibile. L'Accademia dei Vampiri, il primo di Richard Mead. Ho la serie Kiss Me di Kira Schell, non tutti, ho soltanto l'1, 2, 4, 5, ovvero Kiss Me Like You Love Me, il primo, Let the Game Begin, Kiss Me A Dangerous Game, Kiss Me The Diary e Let's Play Again. The Darkest Star, il libro di Luke, di Jennifer Armentrout. La Covenant Series di Jennifer Lynn Armentrout con Tra due mondi, Cuore puro, Anima divina, La vendetta degli dèi. Termino lo scaffale con Goofy sotto l'albero, il racconto di Natale di Leila Howard. Proseguiamo sotto con i gialli e abbiamo Quel bacio sotto il vischio di Irene Le Gentil, Gli ingredienti segreti dell'amore di Nicolas Barrot, Volevo essere una vedova di Chiara Moscardelli, Gli squali di Giacomo Mazzariol, Il mio amato, l'amico ritrovato di Fred Ullman, Non lasciarmi andare di Jessica Sorensen, The Heartbreakers 2, Cuori di carta di Ali Novak, Love, un pensiero infinito di L.A. Casey, After, un cuore in mille pezzi, il secondo di Anna Todd, Come mantenere un segreto di Sarah Morgan, Le signore in nero di Madeline St. John, Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol, Due libri di Matteo Bussola, Notti in bianco, Baci a colazione, L'invenzione di noi due, Una vita da libraio di Shaun Bethel, Due romanzi di Chiara Moscardelli, Teresa Papavero e La maledizione di Strangola Galli, Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine. Ci spostiamo appena a fianco, Come un vivido sogno d'autunno di Nora Celino, Una bugia sotto l'albero di R. Vera e Rosana Fontana, Stella della notte di Ilaria Varese, Io non ho paura di Nicolò Maniti, Un cattivo ragazzo come te di Huntley Fitzpatrick, Una nuova vita di A.D. Justice, La casa dei cuori sospesi di Clara Caroli, Yalna di Maso della Roche, Il museo delle promesse infrante di Elizabeth Buchan, The Woodles Day di Tania Paxia, Un amore al mirtillo di Mary Simpsons, Tutta colpa di un libro di Shelley King, Amarti è solo l'inizio di Jennifer Lynn Armentrout,
Finisco con un super Oscar Draghi Mondadori, Piccole donne di Louise May Alcott. Scendiamo ancora più sotto, un po' di verdi, Loki, il giovane dio dell'inganno di Mackenzie Lee, e questo è l'arc della Oscar Vault. Federica Bosco, Un amore di angelo, The Vincent Boys di Abby Glintz, Il codice da Vinci, un thriller di Dan Brown, Tutte le volte che ti penso di Tania Paxia, Natale a Puffin Island di Sarah Morgan, Fangirl di Rainbow Rowell, So che ci sei di Elisa Gioia, Il primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins, Guillermo Musso con Quando si ama non scende mai la notte, Bad Boy mai più lontani volume 3 di Blair Holden, Love, un incredibile incontro di L.A. Casey. Ci spostiamo a fianco con Oblivion, Obsidian attraverso gli occhi di Demon, il primo, Oblivion, Onyx attraverso gli occhi di Demon, il secondo, e Oblivion, Opal attraverso gli occhi di Demon, il terzo. Rebel Love di Erin Watt, Tre volte te, Federico Moccia, Il ritorno di Baby Step e Jean, Losing It, Credevo che il cielo fosse azzurro di Cora Carmack, Mystic City di Theo Lawrence. Poi ho la Lux Series della mia amata Armaine Trout con Shadows, Obsidian, Onyx, Opal, Origin e si termina con Opposition. Ultimo dello scaffale, Obsession, bello da morire, sempre di Armaine Trout. Passiamo agli ultimi due cubotti della libreria. Nel primo ho tutte le mie graphic novel con Melvina di Rachele Aragno, Il principe e la sarta di Jen Wong, La giusta misura di Flavia Biondi, Pigiama computer biscotti di Alberto Madrigal, Mercedes di Daniel Cuello, Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi, A babbo morto, una storia di Natale di Zero Calcare, sempre di Zero Calcare, La profezia dell'armadillo, Tosca dei boschi, Teresa Radice, Stefano Turconi, Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, La terra al cielo e i corvi, Teresa Radice, Stefano Turconi, Jane di McKenna e Perez. Qua di fianco la situazione è molto molto critica, perché all'interno di questo cubotto ho, come si suol dire, di tutto e di più, ed è il cubotto peggior, con la peggior sistemazione, perché tutto ciò che non riuscivo a far stare negli altri scaffali l'ho cacciato qui, e non potete ancora vederlo, ma ci sono due file di libri, quindi partiamo. La Bella e la Bestia, l'edizione illustrata Mina Lima, Pumping Heads di Rainbow Rowell, Anne Frank, Il diario, Alice di Sogno in sogno di Maccaione e Adragna, due volumi della graphic novel Lumberjanes di Stevenson, Ellis, Waters, Hallen e Lahijo, i primi due volumi della The Sherlock Holmes Collection, uscita in edicola, di Arthur Conan Doyle, con Uno studio in rosso, Il mastino dei Baskerville. Come potete vedere si nota la seconda fila. Nicola Barrot, Il tempo delle ciliegie. Poi ho i primi cinque volumi della serie della Montgomery di Anna dai capelli rossi, con Anna dai capelli rossi, Anna di Avonlea, Anna dell'isola, Anna di Windy Poplars e La casa dei sogni di Anna. Luoghi letterari di Sarah Baxter, un volume di Guide per viaggiatori ispirati, Il maialino di Natale della Rowling. Passiamo alla doppia fila. L'arc della Oscar Vault, La vita invisibile di Eddie LaRue della Schwab. Due libri di Coraline, Suite 703 e 703 ragioni per dire di sì. Per dire sì. L'arc della Oscar Vault di Gideon la Nona di Tamsin Muir.
la serie di Miss Detective di Robin Stevens con, in ordine a caso, assassinio in prima classe, omicidi per signorine, in vacanza con il morto, un delitto allegro ma non troppo. La serie di Kemi Garcia e Margaret Stoll, La sedicesima luna, con La sedicesima luna, La diciassettesima luna, La diciottesima luna, La diciannovesima luna. E con questo concludo la quarta parte del Bookshelf Tour. Eccoci qui arrivati anche per oggi a fine tour, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete le prossime parti del Bookshelf Tour, se ho fatto giusto i calcoli ne dovrebbero mancare soltanto due. L'appuntamento è sempre fisso, tutti i giovedì alle 2 con appunto il tour di tutta la mia libreria. Poi alla fine vi dirò quanti libri in totale ho, ma vediamo, provate a indovinare qua sotto secondo voi quanti libri ho in libreria, vediamo se c'è qualcuno che si avvicina. Qua sotto come al solito trovate tutti quanti i miei social, il mio negozietto Etsy, il link di affiliazione di Amazon e niente, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!